E dunque signori, buonasera, benvenuti in questo mio nuovo video. Siamo ritornati nella serie di X-File, serie che stiamo portando alla conclusione. Allora signori, dopo una pausa di una settimana ho ripreso a fare video e penso che di tanto in tanto prenderò una piccola pausa tra un video ed un altro per una mia piccola riflessione personale. Allora signori, oggi abbiamo due novità. La prima che riguarda il canale. Signori, vi voglio comunicare che in questi giorni un noto youtuber sta provvedendo a fare la mia intro. Vorrei ringraziare molto il ragazzo che si sta occupando di questa mansione. Il ragazzo si chiama Harakris. Vi lascerò qui sotto in descrizione il link del suo canale. Andatelo a visitare perché è un ragazzo che merita. Un ragazzo molto bravo a fare lavori in 3D. Anzi, io vi consiglio personalmente, se siete youtuber, se avete bisogno di una vostra intro, di contattare questo ragazzo perché è veramente bravo. La seconda novità invece sta qui sotto. Oggi tengo l'assistente personale in camera mia che mi assiste durante la registrazione del video. Ciao. Che c'è? Oggi sei entrata, vero? Negli altri video ti mettevi dietro il vetro a guardarmi. Dai, ritorno al video. Va bene signori, e gatto a parte direi che possiamo andare avanti con il video. Abbiamo detto che siamo ritornati nella serie di X-File, serie che sta arrivando alla sua conclusione. Direi di non perdere altro tempo e di andare al video. Signori, via con il gameplay. Ok signori, rieccoci qua dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Vediamo cosa ci abbiamo nel computer. Allora, andiamo alle mail. Allora, abbiamo due nuove email. Anzi, addirittura tre. Impronte digitali. La signora Truitt, non so l'inglese, mi dispiace, mi ha richiesto di inviarle il file allegato relativo alle impronte digitali. Le impronte appartengono a quelle John Doe. Beh, mi viene qualcuno in mente con John Doe, ma lasciamo stare. Di cui avete già discusso. 8. Niente. 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 Impronte inutili. Vediamo questo. Ho completato un'analisi iniziale del tipo di bomba che ha distrutto la struttura a Charno, Washington. Devo dire di essere un po' preoccupato. Si tratta di un ordigno altamente professionale. Ah, però. Credo che utilizzi un composto chimico esplosivo estremamente potente, chiamato HGV-907, usato esclusivamente dalle forze militari degli Stati Uniti, precisamente dai Marine. Ah, però, non era una bomba da nulla. Si tratta di un composto superstabile, che si ottiene dalla combinazione di due agenti catalitici separati. Questi due agenti non esplodono quando vengono mescolati. Se la coesione avviene in presenza di un segnale elettrico di corrente diretta a basso amperaggio, finché il voltaggio di base viene mantenuto costante, il composto rimane infatti inerte, cioè non esplode. Se il voltaggio aumenta, diminuisce o si interrompe, il composto diventa istantaneamente supervolatile. Il rumore di un passo a 10 metri è sufficiente per farlo esplodere, però. Questo
Questo rende qualsiasi ordigno realizzato con questo. Vabbè, signori, io non è che devo leggere tutta una Divina Commedia. Facciamo una cosa: lascio qualche secondo di scorrimento e sarete voi a leggerlo. Anche perché vedo che è molto lungo. Comunque, si è scoperto che quella bomba che penso che abbia fatto esplodere il magazzino dove siamo stati noi era una bomba che solamente i militari esperti dovevano avere. Quindi la storia diventa sempre più interessante. Allora, invece questo che cos'è? Glenmirmond, siamo felici di apprendere che Skelly sta bene. Speriamo che lo stesso sia per Mulder. Il file allegato contiene le coordinate GPS. Ah sì, le coordinate per la base in Alaska. Buona caccia. Va bene. Va bene, non possiamo parlare con Assad Orion. Prendiamo il nostro. No, usciamo dalla porta. Ah, forse ho capito. Da quale devo prendere le coordinate? E infatti, eccoci qua. Alaska. Aspetta, aspetta, foto. Va bene. Ok, direi che dobbiamo entrare in questa casa e non so perché non voglio entrare dalla porta principale. Potrebbe essere molto pericoloso. Cos'è questo? Nulla. Ok, va bene, dobbiamo salire. Ah, però. Non dico che è vivo. E non credo che lui sia così stupido da fargli delle domande. Ah, sì. Forza, in piedi. Non credo che ti darà retta. Cosa le è successo? Non credo che ha capito che ho morto, comunque. Dov'è Mulder? Non credo che risponderà. Almeno io penso che i morti non parlano. Che carino, uno scheletro. Sono in una postazione piccolissima. Vabbè, anche abbiamo sceso la scala della mansarda, abbiamo trovato Mulder. E tu chi sei? Ci conosciamo? Sono un amico. Tutto bene? No. Cosa c'è? Mi si è addormentato un piede. Beh, direi. Agente Wilmore, FBI. Buffo, l'avevo presa per uno spettro. Partiamo dalla prima domanda. Sa, stavo cercando lei. Bravo, mi ha trovato. La seconda. Ho parlato con Skelly. Come sta? Sta meglio. È uscita dall'ospedale. È una casa di cura. Ce l'ho lasciata io dopo che era stata ferita al Ah. magazzino. Ho chiamato l'ufficio di Seattle per avere un appoggio, ma tutto quello che ho ottenuto è stato l'arrivo dei governativi. Con chi ha parlato? Non ho fatto in tempo a chiedere. Siamo vivi per miracolo. Non ho detto a nessuno dove si trovava Skelly perché non sapevo di chi mi potevo fidare. Come è finito qui? Ero in uno scalo ferroviario. Rausch mi ha rapito e mi ha preso la macchina. Avevo sempre desiderato vedere il nord-ovest, ma non si gode un gran panorama dal bagagliaio. Rausch è qui di sotto. Sta scherzando. E non le ha dato fuoco. Come ha detto, scusi? No, niente. In che condizioni è? È privo di sensi, è coperto di olio da motore. Ah, Rausch, sì, ha sempre avuto una vena di bizzarria. Forse non è morto. Mi faccia indovinare, lo scalo ferroviario si trova sulla strada 1121 per caso? Esatto. Lo usano per i loro esperimenti.
Mi è stato detto. Froike la saluta tanto. Lei è un vero esperto in pubbliche relazioni. Froike, Rausch, Skelly. Conosce anche Skinner. È lui che mi ha affidato il caso. C'era da immaginarlo. Andiamo avanti con le domande. Perché Rausch l'ha rapita? Rausch è un chirurgo della Marina coinvolto negli esperimenti sugli alieni. L'alieno che lo controlla, o meglio che lo controllava, è precipitato in mare 2 mesi fa. Scusi, ha detto l'alieno che lo controlla. Vede, c'è una specie di alieni che è in grado di usare gli umani come ospiti. Il parassita prende il completo controllo della preda umana, impossessandosi anche di tutte le sue conoscenze. L'unica cosa che può far notare la differenza è una pellicola di olio nero che compare sugli occhi delle vittime. L'equipaggio della Tarakan si è imbattuto in uno di questi alieni e in pratica ha subito un attacco atomico. Poi i servizi hanno portato l'alieno in uno dei carri merci, ma qualcosa è andato storto ed è scappato. Già, Rausch aveva quella stessa pellicola nera sugli occhi. È fortunato che non abbia cercato di ucciderla. Io penso che l'alieno stia cercando di tornare all'astronave. Per questo ha usato Rausch per venire qui, ma non ho idea di dove sia l'astronave. Arrivando ho visto un uomo in uniforme nera che usciva. Dobbiamo inseguirli. Quello è il nuovo ospite. Bisogna capire dove stanno andando. Io lo so. 3 signori in videoconferenza mi hanno dato l'ubicazione di un impianto segreto del governo. Sembra una fonte abbastanza attendibile. Telefono. Sì? Agente Wilmore, sono Dana Skelly. Dove si trova? A Juneau, in Alaska. Ha trovato Mulder? Sì, è qui. Bene, gli posso parlare? È Skelly. Skelly, dove sei? Sono in partenza per Juneau. Chi è il tuo agente di viaggio? Byers, Froike e Langley. Dio li benedica. Hai il cellulare? Sì. Perfetto, ti richiamo. Va bene, andiamo ora. Sembra che abbiamo ospiti non invitati. Governativi? Oppure testimoni di Geova? Non credo che siano testimoni di Geova. Arrivare allo stabilimento. Ci raggiungerà dopo. No, un momento. Io ero incaricato di trovare lei e Skelly e l'ho fatto. Ho chiuso. Che razza di atteggiamento. La partita non è finita. Non vuol vedere il risultato finale? Sì. A quanto pare ci stanno aspettando. Per non entrare vuol dire che sanno che siamo qui dentro. E se sono davanti alla porta d'entrata vuol dire che noi dobbiamo uscire stavolta dalla porta principale. Lasciamo il nostro amico che dorme. Ciao, bello. E usciamo dalla porta principale. Agente Wilmore, siamo della Sicurezza Nazionale. Stiamo indagando su un traffico di plutonio dalla ex Unione Sovietica e dalla Jugoslavia via Hong Kong, destinazione Seattle. Abbiamo prove certe che la Tarakan fosse una nave contrabbandiera che portava merci fuori dalle acque territoriali. Il plutonio ha ucciso l'equipaggio, così come gli uomini morti a Charno. La sua indagine è conclusa, agente Wilmore. Si imbarcherà subito su un aereo per Seattle. Assumiamo noi il suo incarico. Venga, la accompagniamo. Non ci credo. Per me non erano chi dicevano di essere. Nasconditi. Che fortuna che c'era l'immaginetta là sotto che mi ha mostrato l'albero. Va bene. L'orologino mi ha detto che sono passati 13 minuti dal gameplay.
Ah sì, prendiamoci la macchina. Lasciamo a piedi questi due bravi ragazzi. Ok, siamo arrivati alla base segreta in Alaska, dove la storia dovrebbe giungere al suo termine. Sono bruciature simili alle altre. Mulder è già andato avanti, non credo che ci rimanga molto tempo. Diamo un'occhiata. Questo sembra un casco, quindi lui è un militare. Allora, signori, direi che per oggi può andare bene così. L'episodio prossimo che sarà di questa serie sarà il finale. Ok, signori, direi che per oggi può andare bene così. Abbiamo trovato prima Dana Scully in un ospedale e oggi abbiamo scoperto che a mandarla in quel ricovero è stato Fox Mulder. E oggi abbiamo trovato Fox Mulder. Signori, vi ricordo che se il video vi è piaciuto e se la serie è di vostro interesse, lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi ai social qui sotto in descrizione. Ah, tra parentesi, se il social di Instagram non lo riuscite a trovare perché me lo chiudono, non so perché ci sarà qualcun altro con lo stesso nome che magari non gradisce che ho il suo stesso nome su Instagram, quindi me lo farà chiudere, non lo so. X-File, non si sa per quale motivo me lo chiudono. Allora, signori, direi che per oggi può andare bene così. Lasciate un bellissimo like, come ho detto prima. Iscrivetevi ai social che vi lascio qui sotto in descrizione. Come vi ho detto, nei prossimi video avremo finalmente una intro del canale. Ringrazio ancora Aracris, il ragazzo che si sta occupando della intro. Beh, signori, da Wolf è tutto. Direi ad un prossimo video. Signori, alla prossima.